del couchsurfing, la più vasta community online di viaggiatori al mondo, presente in oltre 100.000 città, surf dei divani letteralmente, però nella pratica vuol dire essere ospitati ed ospitare tramite un sistema praticamente virtuale che collega milioni di persone. Le persone sono molto scettiche riguardo a queste tipi di piattaforme, sì. È sicura, possiamo permetterci soprattutto da piacevoli sorprese. Noi siamo ospitati direttamente a casa delle persone di questa community con le quali entriamo in contatto. Io ospito alle condizioni a cui ospiterei, diciamo, un amico, e quindi in pratica a queste condizioni ospito anche persone estranee che diventeranno poi mie amiche tramite il corso. Non è un servizio commerciale, è un servizio che si fa tra le persone per conoscersi e scambiare una cultura e un'esperienza. Quindi com'è che si fanno a scegliere poi queste persone all'interno della community? Ognuno, un po' come Facebook, questo è un social network, anche se funziona in modo diverso, ognuno ha un suo profilo, quindi tu visiti il profilo della persona che ti ha chiesto ospitalità, appunto dalle recensioni, un po' come Facebook, diciamo un sistema di interazione, qui ci sono queste referenze, cioè ogni persona che è ospite o ospitata può lasciare una referenza positiva o negativa o anche neutra, la maggior parte dei casi, questa diciamo è la filosofia, sono positive. Allora, Couchsurfing ci sono molti profili falsi, però in genere hanno poche referenze molto un po' strane che si vede ambito, molto fazione ambigua. La cosa importante è che bisogna leggere bene con attenzione tutto, perché il profilo specifica chi sei, di che cosa vuoi fare, come puoi ospitare, quali sono le tue condizioni di ospitalità, eccetera. Quindi è importante, diciamo, puoi leggerlo bene. Inoltre ho visto che c'è anche una modalità di verifica. La verifica in pratica è una verifica dell'indirizzo. Facendo una donazione minima, attualmente mi sembra che monti a 10 dollari. Facendo questa donazione minima, comunicando il proprio indirizzo, Couchsurfing ci manda una cartolina con un codice di verifica. Una volta ricevuta la cartolina, noi inseriamo il codice di verifica e il nostro indirizzo viene verificato. Quindi vuol dire che effettivamente mandando una cartolina a quell'indirizzo, quella persona ha ricevuto quella cartolina e la verifica. Parliamo a livello di cifre. Couchsurfing funziona anche su vasta scala, più o meno le cifre di persone che ospitano. Un milione, diciamo, di membri attualmente, però sulle statistiche, diciamo così, attive attualmente non abbiamo dei dati precisi, ma praticamente negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale, basata soprattutto sul volontariato, che noi come gruppo non abbiamo nessun finanziamento. Ma appunto la tua esperienza, parte di organizzatore, ma anche da persona che ospita, è stato ospitato. Io ho praticato, diciamo, il Couchsurfing, io soprattutto ospitato. Queste persone che ho ospitato sono più o meno tutti i continenti. E l'ospitalità media in genere, per dare anche un'idea di quello che si parlava prima, sono più o meno su 2-3 giorni. Ho ospitato anche una ragazza, diciamo, che è stata passata per 15 giorni. Invece di viaggio all'estero? Viaggio all'estero, ho fatto un viaggio, diciamo, in Brasile, nel quale soprattutto ho praticato il couchsurfing. Sono stato 40 giorni e ho girato per diversi, diciamo così, divani. Sì, ho surfato diversi divani, come si dice in gergo. Ovviamente si trovano le condizioni più diverse, anche perché se si vuole viaggiare per il mondo, bisogna pensare che le condizioni abitative non sono le stesse in tutto il mondo. In Brasile sono stato ospitato anche in case che non erano proprio simili, sì, occidentali di casa, però anche in case normalissime come quelle nostre. Io non ho mai avuto, diciamo, delle situazioni di difficoltà e tutte le persone che mi hanno ospitato sono state di una gentilezza estrema. Quindi sento di poter dire che tanto quelli che ho ospitato che quelli che mi hanno ospitato ho avuto, ricevuto e ho dato veramente tanto, e quello che si ha soprattutto è un'esperienza umana. Cioè tu sei insieme ad altri e condividi un'esperienza, si cucina insieme, si parla di vita, come sono i giovani da te, in Brasile si parla come erano gli anni della dittatura, si interagisce, si scambiano, diciamo, esperienze veramente importanti. Quindi in generale, l'ultima domanda che ti volevo dire, ma comunque tu hai già delineato un quadro abbastanza completo, è come questa filosofia che si è tradotta in una piattaforma per fine servizio, insomma, come può aiutare le persone a scardinarsi da certe logiche, sì, un po' più individualistiche? Ma questo, diciamo, è il punto d'inizio di tutto, cioè perché si inizia a fare questo? Non è una logica di do ut des, quindi ti do qualcosa e tu mi dai qualcosa, ma è una logica che parte dal piacere di conoscere altre culture, dallo scambio culturale, e quindi su questi valori noi siamo partiti e abbiamo creato, abbiamo attualmente anche il gruppo a Napoli, noi ci incontriamo e facciamo eventi per creare momenti di scambio culturale, per abbattere i pregiudizi, e le nostre attività non sono solo orientate su Couchsurfing, ma toccano vari argomenti. Il mio invito praticamente va per le persone pure che vogliono avvicinarsi a questa cosa, di partecipare ai nostri meeting che facciamo generalmente su base settimanale, conoscerci, parlare con noi e capire, perché stare in empatia, insomma. Stare in empatia, così noi sembra che facciamo, diciamo, il surf dei divani, però
nella pratica quello che vogliamo fare maggiormente è proprio una rivoluzione culturale, cioè riuscire a portare alle persone il messaggio che anche un mondo diverso è possibile se noi apriamo le nostre porte agli altri, possiamo ospitarci, conoscerci. Io non ho nulla più da dire, hai delineato tutto nella maniera più efficiente possibile, secondo me. Sì, ti ringrazio e condivideremo questa bellissima esperienza con voi ragazzi di Couchsurfing. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Ti ringrazio.